Fratelli Nerazzurri, buonasera. Appena finito Inter Napoli 0-0. Io che posso dire? È una di quelle partite dove come finisce, finisce, sei scontento, cioè diciamo la verità. Se vinceva il Napoli eravamo scontenti perché perdeva l'Inter. Se vinceva l'Inter eravamo scontenti perché avevamo fatto un favore alla Juve. È finito in pareggio, non ha vinto nessuno. Cioè, noi non abbiamo recuperato terreno sulla Lazio che ha perso. E non abbiamo fatto un favore alla Juve perché gli abbiamo dato solo il Napoli, ha fatto un punto solo. E il Napoli mo si trova a meno 4, a meno, insomma, se la Juve vince il recupero contro l'Atalanta sarà a meno 4. Quindi diciamo che tra tutte queste opzioni, alla fine prefiero che vinceva l'Inter. Tanto la Juve l'avrebbe vinto comunque il suo 140 millesimo scudetto, quindi figuriamoci. Partita molto tecnico-tattica, molto così, molto. Speravo il nostro punto di forza non è il gioco, speravo almeno di vedere un buon calcio da parte del Napoli, ma evidentemente noi riusciamo a far giocare male anche le altre squadre. E il problema è che comunque non abbiamo vinto. Non è stata una partita molto emozionante. Il migliore in campo, a mio avviso, anche se in una partita dove il primo tiro in porta c'è stato più intorno alla mezz'ora del primo tempo, fa capire un po' tutto quanto. Il migliore in campo è stato sempre il solito e monumentale Skriniar. Perché comunque si è fatto trovare pronto e non ha fatto nessuna cappellata. Miranda pure oggi un po' indeciso, ha fatto qualche piccola cappelluccia. Cancelo ha giocato bene, poi nel secondo tempo un po' ha cominciato a fare qualche cappella da spagnolo, ma non è il cambiato italiano quello che ti permette di fare i dribbling nella tua area di rigore. Meno male come è andata a finire. Centrocampo ha giocato. Bah, dai, non voglio dire bene, ma Benino, Gagliardini, il solito intermittente Brozovic, Rafinha da parte mia si prende il suo 6-, streminzito. Oggettivamente, che posso dire? Io ho detto come la penso, secondo me non era lui che serviva per raddrizzare le sorti dell'Inter, ma oggettivamente senza un soldo devi accontentarti dei soldi che hai, di quello che ti danno con i soldi che hai. E meglio di Rafinha non è che c'era molto in giro. E su questo siamo d'accordo, però è uno che ecco, ha un'ora e al 60esimo e 30 secondi deve uscire perché non ne ha più nelle gambe. No, oggi, vabbè, era una partita difficile, non è che abbia fatto tutto questo, la squadra non ha fatto tutto questo grandiché. Candreva, Perisic, sto finendo le offese. Icardi, vabbè, la sua partita di rientro, non gli è arrivato nemmeno un pallone, quindi quelle due cosette discrete che ha fatto, ha fatto più un passaggio, poco altro che poi il gol. Infatti non è che non gli è arrivato, non ha nemmeno mai tirato in porta così a memoria. Insomma, partita molto un po' noiosetta. Risultato non era quello che c'era utile. Non era utile a noi, non era utile al Napoli. Tanto valeva vincerla o perderla. Però è uscito sto pareggio, prendiamoci sto punticino. Il Milan ha vinto così a memoria, mi sa che erano 10 o 12 secondi dalla fine. E si vince anche così e mo' abbiamo sto cazzo di Milan
là, che il Milan sta là, è ritornato. E dobbiamo impaurirci anche del Milan. Non so, dobbiamo cercare di riprendere la Lazio, ma dobbiamo seriamente impaurirci del Milan. Il che non è bello. Mi dispiace per il Napoli, mi dispiace perché è una bella squadra, una squadra che gioca bene, una squadra che ha gli stessi problemi dell'Inter, l'ho detto sempre, lo continuerò sempre a dire, quindi purtroppo la rosa è corta, purtroppo è una sinfonia che suona bene ma che non ha cambi adeguati. Peccato, peccato perché la favola Napoli era una bella favola, come il foggia di Zeman, insomma. Una bella favola da raccontare ma che non avrà purtroppo anche quest'anno a rivincere la Juve. E vabbè, mi dispiace perché comunque, ripeto, sarebbe stata una bella favola, primo. Seconda cosa, diciamo che l'avevo pizzicato questa possibile cosa quando ha scelto di rinunciare alla Coppa UEFA, che è un obiettivo dove oggettivamente il Napoli poteva giocarsi seriamente le sue carte, che non è che ci sono tutte queste grandi squadre. Una finale anticipata forse poteva essere davvero Arsenal contro il Milan. Dopo Arsenal e il Milan c'era la Lazio e l'Atletico Madrid. Cioè, queste sono le quattro, secondo me, squadre più forti. E, insomma, sicuramente il Napoli è più forte sia della Lazio che del Milan. Insomma. Ti sei bruciato l'opportunità di portarti una coppetta a casa, che insomma non è proprio la coppa del nonno. Insomma, sembra la coppa UEFA. E buttarla via così perché vuoi vincere assolutamente il campionato, sapendo che mancano 4 mesi alla fine. Oddio, forse, secondo me, è stata forse una scelta opinabile, però chi ce ne frega a noi. Noi pensiamo a questa maglia, 110 anni di storia, continuiamo a dire sempre le solite cose, non siamo mai stati in B e il triplete del 2010, purtroppo come ho sempre detto ci possiamo aggrappare solo a quello, speriamo di arrivare in Champions, ma nullo su, nullo su, nullo su. Bisogna sfruttare meglio le occasioni. Oggi era una di queste, ma prima di oggi, insomma, sempre detto, tu puoi anche perdere con la Lazio, con il Napoli, col Milan, però non devi sbagliare la Spal, Bologna, Torino. Quelle sono partite da non sbagliare. E noi le abbiamo sbagliate quasi tutte, soprattutto a questo giro di ritorno. Insomma, vabbè, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, tanto ho 10 iscritti, figurate. Non arriverò mai a 1000 per monetizzare. Lo faccio solo per farmi due risate. Alla prossima, dai. Ciao raga, un abbraccio. E sempre forza Inter, sempre. La maglia.